Prego, Sindaco. Ma intanto parto da una considerazione, citando le parole di uno dei consiglieri. Il consiglio è desideroso che il progetto vada avanti e questo è un bene, mi pare che sia un bene. Allora è tempo di chiarezza. Non entrerò nel merito giuridico delle osservazioni e delle controdeduzioni. Ne ha parlato con competenza l'assessora Tandelli, che spiegherà nella replica alcune integrazioni. Vorrei evidenziare che in sede di conferenza dei servizi le controdeduzioni sono state approvate all'unanimità. Questo è il primo punto. Lo dico perché voglio chiarire dello Stato. Segno che anche i rappresentanti dello Stato, dei beni culturali e della sovrintendenza, che pure sono stati pesantemente strattonati dall'osservazione di Italia Nostra, riconoscono e condividono la serietà e la piena legalità del percorso che abbiamo istruito. Unanimità. Quindi basta con la male di dipendenti. Secondo elemento, ma non aspettate perché sono importanti, lo dico perché c'è scritto, lo riprenderò. In questa sede a me compete esprimere una valutazione politica sul significato delle osservazioni che sono pervenute e sulle idee di cultura e di città che sono nuovamente all'attenzione del Consiglio. Da una parte l'idea di una città che guarda al futuro, che si rinnova, che investe sulla cultura, intesa nella sua accezione più ampia. Dall'altra parte l'idea di una città impassionata, che guarda solo al passato, che si chiude su se stessa, seduta su una erudita contemplazione del vecchio, insofferente verso la novità, incapace di produrlo perfino accogliere nuove culture. Esemplare è, come sempre, l'osservazione di Italia Nostra che oggi politicamente discutiamo. Sappiamo già che alle nostre critiche risponderanno con il vittimismo, con l'accusa di arroganza e via dedicando. Ma sarebbe ora di ristabilire un minimo di verità e leggere chi davvero ricorre alla denigrazione, alle indebite pressioni, ai mai non troppo velati ricatti, insinuando sempre il dubbio dell'illegalità. E lo hanno fatto regolarmente su ogni azione della pubblica amministrazione, sull'ex FCL, sulla casa delle donne, su qualsiasi cosa, c'era sempre uno strano dubbio che abbiamo dovuto smontare spendendo risorse pubbliche e vincendo i ricorsi che venivano regolarmente fatti, oltre per 100.000 euro che la collettività modenese ha speso per avere la ragione di se stessa. In fondo, se vogliamo chiamare le cose per loro nome, quella di Italia Nostra non è un'osservazione al programma. È già il testo di un ennesimo ricorso giudiziario, se uno è capace di leggere, lo vede. Perché la sezione modenese di Italia Nostra non conosce il significato della parola confronto. Conosce solo la via dello scontro e della messa in stato di accusa dei rappresentanti delle istituzioni democratiche e rappresentative. La regola è sempre quella, in ogni occasione, in ogni caso. Chi non è d'accordo con l'Italia Nostra è ipso facto un fuori legge. È un vandalo intento a distruggere il patrimonio storico e culturale, quando non è complice di inconfessabili interessi di questo. L'osservazione dell'accordo di programma su Sant'Agostino, ascolti con attenzione, consigliere regionale, tocca mente di esprimere la situazione.
che docili manualmente nelle mani del Signore, pronti a calpestare la propria professionalità e dignità pur di accontentarne i vieti propositi. Vi leggo testuale perché il testo è chiaro. Chi ha condotto la conferenza a scrivere tale mostra avrebbe palesemente indotto in errore i partecipanti con una scorretta impostazione. C'è scritto così. L'ufficio legislativo del Ministero si sarebbe, tra virgolette, prodotto in un disinvolto e compiacente parere. C'è scritto così. I comitati riuniti del Consiglio Superiore per i beni culturali avrebbero espresso un parere estemporaneo. C'è scritto così. Il Consiglio Comunale, che pure è l'istituzione democratica che approva e controlla gli atti, non viene nemmeno citato.